zona, è proprio piano. Poi, poi si arriverà a noi con lo sottotitolo dopo la fine del mondo, ok? Allora, ho iniziato la registrazione. Daniele Balba. Sì, presente, buongiorno. Buongiorno. Franco Cremona. Presente, buongiorno. Grazie. Claudio Luca Grossi. Assente. Maurizio Porrini. Maurizio Porrini. Buongiorno. Buongiorno. Deborah Bartolini, delega il consigliere Picella. Presente. Sabrina Carpi, delega la consigliera Benassi. Ma è sicura? Perché... sono sicura. Sì, c'è però... un bisticcio allora. Probabilmente la Carpi ha fatto un po' di... ma aveva dato la delega, comunque non ha importanza. Però comunque la consigliera Benassi non c'è ancora. Ora... Pasquarella. Presente. Grazie. Mauro Pirovano. Buongiorno, presente. Eliana Caccioni. Assente. Lara Del Pino. Presente. Grazie. E Giacomo Cafasso. Presente. Bene, sono, sì, sono presenti altri consiglieri. Non lo so, Presidente, mi dica lei, la consigliera Benassi non è presente. Io avevo questa informazione. Dopodiché in... io avevo questa informazione, ma se il mio presidente, ma se il mio capogruppo dice così, evidentemente si sono sentiti per altri motivi di recente, vale quello che dice. Quindi qualche giorno fa la Carpi. Quindi Carpi viene sostituita da Ingurta. Benissimo, quindi il numero c'è e quindi la commissione è valida. Prego, Presidente. Va bene, allora abbiamo l'opportunità e questo dono, perché è veramente impegnato, il nostro direttore sanitario del distretto 12, che illustra come sono avvenuti tutti i passaggi del Covid, dei punti Covid e tutte le altre iniziative, in maniera chiara, in maniera semplice, in maniera trasparente. Ascoltate la sua chiacchierata, se poi dovete fare interventi li facciamo alla fine. Penso che lui si fermerà ancora qualche minuto per rispondere alle domande con piacere che porrete. E volentieri. Buongiorno a tutti i consiglieri, buongiorno a Franco Cremona che conosco personalmente e che saluto volentieri. Ciao Mario, anch'io. Ciao. Saluto, ciao. Allora, guardate, io ascoltavo prima quello che diceva il consigliere, non so come si chiami, perché mi sfuggono i cognomi, Porrini forse, non so. Era io in Puglia, che parlava dei vaccini, dei problemi. Allora, guardate, la verità in questo momento è che stiamo viaggiando, si continua a viaggiare... navigando a vista, cercando di tenere la barra del timone bella ferma, cercando di non prendere scossoni, ma di fatto si naviga a vista, anche perché quello che si sente, quello che ci viene, come dire, che ci viene detto a livello centrale sia dall'Istituto Superiore di Sanità che dai diversi consiglieri che compongono il Comitato dei Saggi, è che dopo il 15 di gennaio ci sarà una recrudescenza senza pari, così dicono, di infezione. Quello che osserviamo, che osservo io dal mio piccolissimo angolo di visuale al distretto numero 12, vi dico che i contagi sono in crollo sostanzialmente. Quindi non so quale potrà essere l'impatto, sicuramente il Natale, gli acquisti, comunque gli assembramenti potranno avere un impatto. Credo che ci voglia veramente una palla di una sfera di cristallo per riuscire ad immaginare davvero quello che succede.
è giusto tenere alta l'attenzione, ma senza creare soverchie, paure o terrore nella popolazione, perché la gente è già sufficientemente preoccupata, insomma, senza bisogno di dirgli moriremo tutti. Insomma, mi sembra, il mio atteggiamento, il mio pensiero in questo momento è questo. Poi vi parliamo di tamponi, vi dico come funziona quello che abbiamo messo in piedi, ma mi interessa di più parlare un attimo dei vaccini. Anche sui vaccini, nonostante abbiano fatto veramente dei miracoli su questo vaccino, perché normalmente per testare e validare un vaccino ci vuole un tempo che è più del triplo di quello, rispetto a quello che sono stati, rispetto ai tempi sono stati, per così dire, stati necessari in questo momento per validare diversi vaccini anti-Covid. Nessuno sa se dopo le prime due somministrazioni, perché di questo parliamo, ci sarà una prima somministrazione e poi a distanza una seconda, a breve distanza, una seconda somministrazione per far aumentare ulteriormente le difese immunitarie. Nessuno sa, ad esempio, qualcuno già lo sta dicendo, se sarà necessario accoppiare alla vaccinazione antinfluenzale autunnale anche la vaccinazione anti-Covid. Questa è una cosa che al momento nessuno è in grado di prevedere. Per quanto riguarda l'organizzazione, l'organizzazione è difficile e complessa perché il vaccino deve essere conservato a una temperatura estremamente bassa, meno 70 gradi, e quindi andrà, come dire, stivato in dove potrà essere conservato. Poi per quanto riguarda il sistema di vaccinazione, verrà distribuito in zone. Prima si parlava esclusivamente degli ospedali, perché il primo passaggio è quello che è stato detto a noi come operatore della sanità, è che verremo vaccinati. Io non so se sarò vaccinato, perché l'anno prossimo non sono più, con il primo di gennaio non sarò più in servizio, ma se saranno vaccinati presso gli ospedali o succederà qualcosa di diverso. Negli ultimi giorni ho sentito parlare di qualcosa di più, come dire, di più capillare, perché ho sentito parlare di palestre, di sale cinema, cioè di aree sicuramente più capillarizzate, più vicine alla gente, dove non so se si potrà pensare a una vaccinazione come quella che abbiamo organizzato, peraltro noi qui al distretto 12, anche con i medici di famiglia, presso le sedi ASL. Questo noi comunque sarà, le sedi ovviamente sono sempre a disposizione. Per quanto riguarda le reazioni allergiche, tutti i vaccini possono, come dire, provocare delle reazioni allergiche, quindi è giusta la preoccupazione per il vaccino anti-Covid, come può essere giusta la preoccupazione per qualsiasi altro tipo di vaccinazione, anche perché le reazioni sono sempre soggettive, individuali, quindi non si può assolutamente prevedere nulla di tutto questo. Quello che è certo è che senz'altro verrà offerta a tutti, e immagino che non sarà resa obbligatoria. Naturalmente il consiglio che io mi posso permettere di dare, pur essendo a fine carriera, è quello di vaccinarsi senza se e senza ma, e seguire tutte le forme che possono evitare o, come dire, attenuare questa infezione, che il più delle volte, come sapete, è un'infezione paucisintomatica o addirittura asintomatica, ma purtroppo ogni tanto si fa sentire in maniera molto 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 aggressiva, molto forte, per essere mortale il più delle volte per le persone anziane che presentano purtroppo anche altre patologie. Cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo fatto il circo equestre quest'anno, scusatemi, passatemi l'espressione così fantasiosa, ma abbiamo fatto veramente circa questo, perché siamo partiti da marzo, dal 13 di marzo mi sembra di ricordare che fosse il momento della chiusura, che mascherine, dispositivi di protezione ce n'erano veramente pochi. Piano piano abbiamo risalito la china come i salmoni, ora ci ritroviamo ad avere, in questo momento in cui ci parliamo, al distretto sanitario numero 12 ci sono 4 squadre GSAT, che sono le squadre medico e OS,
con automobile, quindi quattro contemporaneamente, che lavorano per 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. Questo per andare a fare visite domiciliari o tamponi domiciliari. Primo elemento. Fino a un paio di settimane fa avevamo aggiunto un'ulteriore squadra che lavorava sui 4 giorni alla settimana, che faceva soltanto tamponi ed era composta da infermieri. E questa è la parte, diciamo così, per quanto riguarda la prima diagnosi di malattia. Poi abbiamo attivato, nel corso del tempo, abbiamo attivato altre cose. Direttamente come distretto abbiamo attivato l'ambulatorio mobile, come lo vogliamo chiamare, è una tenda della Protezione Civile che abbiamo posizionato anche con la collaborazione del vostro municipio, del dottor D'Avoglio. L'abbiamo posizionata nella zona della Doria e l'abbiamo messa in condizione di accogliere sostanzialmente tutte le persone che vogliono arrivare a piedi o in automobile. Sono stati attivati tre punti, questo in tutto il distretto, uno che vi è più vicino, che vi è più prossimo, perché è sul vostro territorio di pertinenza, che è posizionato alla ex Urlando, tanto per capirci, più per i più vecchi della Val Bisagno, in piazzale Parenzo. Altri due punti sono posizionati, uno in via Paolo Giacometti nella zona di San Fruttuoso, l'altro sempre a San Fruttuoso in collaborazione con il municipio della Bassa Val Bisagno, e sono tenuti dai medici di medicina generale, che sono stati collaborativi al massimo livello, questa è la cosa da dire, e che ci rasserena anche un po', ci aiuta anche un po' ad immaginare un aiuto importante anche in eventuali ipotetiche, speriamo di no, eventuali ipotetiche altre fasi brutte, cattive, aggressive della malattia. L'accesso a queste strutture passa sempre attraverso il medico di medicina generale, che può richiedere la visita o il tampone a domicilio, che può richiedere, può mandare invece ai punti che vi ho detto prima, quindi a Struppa o agli altri tre punti, quindi Parenzo, Giacometti e Manzoni, le persone a fare il tampone. Il più delle volte si tratta di tamponi rapidi, quindi gli cosiddetti tamponi antigenici rapidi, che sono in grado di dare una risposta al quesito positivo o negativo nel giro di pochi minuti, parliamo di 8-10 minuti. In caso di positività, sempre nelle stesse sedi viene somministrato il tampone molecolare, che è quello che di fatto è quello che conferma la diagnosi. Ma vi voglio dare un numero che vi interessa e che io intenderei rassicurarvi su queste cose, anche perché agitarsi o preoccuparsi non serve veramente a nulla, non a poco, non serve a nulla, anzi peggiora le cose. Vi posso dire che il tampone rapido, pur essendo cosiddetto rapido, quindi, ma è rapido, ma ha una validità, ha un valore predittivo e diagnostico intorno al 96%. Quindi è, pur essendo una cosa che si fa con una certa facilità, viene dal proprio riscontro, questo tampone rapido comunque è molto, come dire, precisa, è piuttosto preciso anche in assenza del tampone molecolare, quindi orienta già molto bene le diagnosi. Per il resto abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare per quanto riguarda i prelievi che abbiamo e le stazioni, che come sapete, più di voi lo saprete, abbiamo mantenuto certe specialità, siamo riusciti ad incrementarle. Parlo della diabetologia, ad esempio, parlo della medicina dello sport, perché alla Doria abbiamo avuto un'implementazione forte di diabetologia e di medicina dello sport, però purtroppo le visite sono ancora dilazionate per dar modo tra una visita e l'altra a poter sanificare l'ambiente all'interno della quale la visita viene effettuata. Quindi siamo ancora lontani dalla nostra produttività ottimale, che vuol dire fare una visita ogni quarto d'ora o ogni 20 minuti. Ora siamo, per certe visite addirittura siamo a 45 minuti, quelle che richiedono maggiore accuratezza, maggior permanenza del paziente dentro lo studio. Quindi
le cose sono sicuramente sono state rese tutte più complesse, tutte più lunghe, tutte più difficili. Si tratta sostanzialmente però di mantenere per l'appunto la calma e avere l'accuratezza di pulirsi frequentemente le mani, anche con i lavandosele, con l'acqua e sapone, che è la cosa migliore, ma va benissimo una soluzione su base alcolica. Quelle che si trovano in commercio vanno tutte bene, benissimo, e cercare di tenersi distanziati ovviamente usare la mascherina. Io qua, voi mi vedete senza, ne ho una FFP2, che utilizzo quando salgo in autobus o quando vado al supermercato, quando entro in un ambiente particolarmente frequentato o quando cammino per strada, utilizzo la mascherina chirurgica, quindi perché mi rende un pochino più facile la respirazione. Anche io comincio ad avere un'età significativa, sono entrato da un paio d'anni nell'età anziana e quindi ho bisogno anche io di, come dire, di prendere ogni tanto di riprendere fiato, di non essere soffocato dalla mascherina che molte volte soffoca, molte volte mi trovo la barba che sembra che abbia fatto il bagno, insomma, sono quei fastidi che, come dire, bisogna in qualche modo sopportare con calma, con pazienza e andare verso questa soluzione che dovrebbe essere, che dovrà, diciamo. Dovrà essere il vaccino. Noi sappiamo che attraverso le vaccinazioni abbiamo sconfitto delle malattie storiche, croniche, abbiamo sconfitto la poliomielite, abbiamo sconfitto tante altre malattie, tutte le vaccinazioni obbligatorie che vengono fatte fin dalla più tenera infanzia, il croup, il morbillo, la rosolia, insomma, stiamo andando avanti con queste cose. Evidentemente la natura decide ogni tanto di metterci una zeppa tra i piedi e noi dobbiamo cercare degli altri vaccini, dobbiamo trovare delle soluzioni diverse. Però, come vi dicevo, secondo me le strade intraprese dall'uomo nel suo complesso, dall'umanità, in questa fase sono strade tutte assolutamente positive, che possono soltanto dare, come dire, il giusto indirizzo per superare queste fasi critiche. Io adesso mi fermo e vi sto a sentire voi, mi chiedete quello che volete, vi rispondo ben volentieri. Posso fare una domanda, Presidente? Mancherebbe altro. Allora, volevo sapere il suo parere, visto che si sa che il virus si sposta, cammina con le gambe delle persone. E sappiamo purtroppo molte volte che le persone si devono spostare, recarsi in luoghi dove poter fare tamponi per avere la diagnosi esattamente di quello che è la loro preoccupazione. Quello che le voglio chiedere io è questo: cosa ne pensa lei dei test fai da te qualora si potesse mettere in atto un meccanismo di tracciabilità anche dei test fai da te? Potrebbero essere utili? Grazie. Ah sì. Non sono un esperto di fai da te, ma la risposta è facile. Qualsiasi cosa, qualsiasi esame che ci permetta di arrivare 5 minuti prima e di evitare che quella persona eventualmente portatrice di contagio possa venire in contatto con delle altre persone, assolutamente positiva. Poi vi dico, il tampone in sé per sé è un esame, non so se io personalmente ne ho già fatti alcuni, ecco, non so se qualcuno di voi ha già provato a fare un tampone rapido o un tampone molecolare, ebbene sono esami di una semplicità devastante, un pochino fastidiosetti perché sono un pochetto fastidiosi, però se sono fatti bene, non, quindi io non escludo che si possa arrivare. Io leggevo questa mattina un articolo che non c'entra niente con il Covid, perché ogni tanto mi piace staccarmi un attimo e pensare che ci sono delle altre cose, no? Che nella mia professione ci sono anche delle altre opportunità, delle altre possibilità. E leggevo che la valutazione delle troponine, le troponine sono una sostanza che viene ricercata e che aumenta in caso di infarto del miocardio, d'accordo?
si può fare un'analisi delle troponine attraverso la saliva. Allora, se ad esempio si riuscisse ad avere un test che in maniera semplice permettesse attraverso la saliva di andare a definire la positività, la reattività, quindi la positività o la negatività all'infezione, sarebbe un passo avanti per l'umanità, questo, altro che. Cosa importantissima. Quindi sì, cioè, non so se sono stato chiaro, la risposta è senz'altro, speriamo. Bene, qualcuno vuol fare qualche altra scelta? Io non sento. Sento male. Scrivilo magari. Buongiorno a tutti. Dai, dai, parla. Ecco. Ah, ho capito le domande, Allora, ho capito tutte e due le domande, Allora. Certo. Certo, certamente, tutte e tre. Allora, la prima domanda è: non succede solo agli anziani di essere asintomatici, al 90% delle persone hanno pochi sintomi o sono asintomatici. Quindi è normale sia negli anziani che nei meno anziani. Poi dipende, pare che la vaccinazione, ad esempio, sembra che la vaccinazione antinfluenzale ripetuta nel corso degli anni, scusate, comincio da capo perché sennò non si capisce. Il coronavirus, come l'ho studiato io, quando ho dato l'esame di malattie infettive 40 anni fa, un po' meno, 39 anni fa, è il virus del raffreddore. Cioè, stiamo parlando di una cosa che 3 anni fa mi avessero detto: guarda che arriva il coronavirus e muore qualche milione di persone al mondo, insomma, siete dei visionari, è una stravaganza, una stranezza, però evidentemente la natura ha agito in modo tale che questo coronavirus si adattasse e, come dire, ci desse delle forti preoccupazioni. Però l'essere asintomatici non è proprio degli anziani, è proprio di tutte le età. I bambini invece sono sostanzialmente quasi tutti asintomatici. Casi di Covid, ne parlavo con un collega qualche giorno fa, parlavamo dei nostri nipotini che sono bambini di pochi mesi, e pare che al mondo ce ne siano, abbiano osservato bambini di pochi mesi con il vaccino, con il virus del Covid, 3 o 4 su alcuni milioni di bambini di questa età. Quindi sui bambini questo è vero, sulle altre età è vero fino a un certo punto. Per quanto riguarda la vaccinazione, guardi, la vaccinazione si fa a tappeto. Quindi la vaccinazione si fa sia che uno sia stato positivo sia che uno sia stato negativo, anche perché non si è ancora capito, ma questo non perché non l'ho capito io, perché io leggo, faccio quello che ho, qualche opportunità in più perché mi arrivano le riviste scientifiche sul computer, quindi le leggo. Ma il fatto dell'acquisizione di immunità permanente da virus Covid, quindi un'immunità che ci protegga, non è ancora provata. Quindi il fatto di aver avuto il Covid non significa che non bisogna vaccinarsi, anzi, per quello che mi riguarda,
Personalmente, se avessi avuto il Covid, mi vaccinerei. Terza domanda, cosa può fare il municipio? I municipi possono fare moltissimo. In termini di che cosa? Uno, in termini di comunicazione alla popolazione, nel senso cercare di comunicare e cercare anche di comunicare quelle che sono talvolta e spesso lo sono state nei mesi scorsi. Poi piano piano abbiamo raddrizzato la barca, ma abbiamo avuto dei momenti di gravissima difficoltà, sui tamponi ad esempio, sulle visite a domicilio. Poi stavamo attenti a tutto, ricevevamo le telefonate, andavamo più da uno, ci veniva segnalato quell'altro, cioè abbiamo cercato di fare qualsiasi cosa, dal tam tam telefonico alla chiamata del vicino di casa, cioè siamo stati attenti a tutto, anche perché non c'era un sistema di segnalazione che ci dicesse qual era in quel momento la situazione, quanto era grave quel paziente o quanto non fosse grave. E siamo stati tutti, vi assicuro, tutti impegnati, dalla direzione generale in giù, tutti ricevevamo le notizie, tutti, e tutti cercavamo di collaborare e di aiutare e di fare quello che era, come dire, quello che era necessario fare. Quindi i municipi sono importanti per la comunicazione, e poi i municipi sono importanti perché possono offrire degli spazi all'interno dei quali organizzare le vaccinazioni, evidente, o delle campagne, diciamo, di informazione, questo è quanto. Contagiato, diciamo, ancora di malattia. Io so che quando si questa è una valutazione, perdona, ma questa è una valutazione che verrà fatta dal medico di medicina generale nel momento in cui viene offerto il vaccino, cioè non è che tutti vanno, si buttano e si fanno pungere senza se, senza ma. Il consiglio è quello di vaccinare tutti, è evidente. Se uno è sintomatico se ne sta a casa, se è positivo se ne sta a casa, poi vedremo cosa succede. Quando ha finito si andrà a vaccinare. Sì, ma se... Scusate, come facciamo a sapere che è positivo? Allora, i casi sono due, o è contagiato o non è contagiato, e questo lo sappiamo dagli esami di laboratorio, dagli esami locali, dai tamponi, d'accordo? O l'una o è l'altra, e di lì non si scappa. Poi ci sono quelli che non hanno assolutamente niente, non hanno nessun segno, non hanno avuto la febbre, non hanno avuto il raffreddore, non hanno perso l'olfatto, non hanno perso il gusto, cioè non hanno proprio niente, lì non si può sapere, ma è di tutta evidenza che quella evidentemente è una forma talmente lieve da non avergli provocato nulla. Quindi immagino, questo però lo lasciamo dire poi ai grandi luminari, immagino che la vaccinazione possa essere assolutamente utile anche in questo oggetto. Dottor Tisci, mi scusi, Piedemonte, velocissimo, non mica, avete mica dei dati su chi ha fatto la vaccinazione anti-influenzale? Se si è non più ancora protetti o meno, grazie. No, questi dati non li abbiamo, però sono in letteratura queste cose. Cioè io non ho i dati di quest'anno, quanti ne abbiamo fatti, sicuramente ne abbiamo fatti moltissimi vaccini anti-influenzali quest'anno, perché tutti giustamente hanno pensato di farsi il vaccino anti-influenzale. Però di quanto questa vaccinazione, se la campagna di vaccinazione anti-influenzale possa aver influito o meno sull'infezione da Covid, in questo momento nessuno lo sa. L'osservazione invece per quanto riguarda il pregresso è che c'era una maggiore incidenza di infezione da Covid nelle persone che non si erano vaccinate, questo lo trovate anche voi. Cioè, ossia, chi non si era vaccinato era più soggetto a rischio? Esattamente.
Grazie, no, le dicevo questo perché tanti suoi colleghi in questi talk show si è anche sentito dire questo, ma lei è stato chiaro, cioè non è certo che uno che, no, no, come nel mio caso personale, una comorbità, è anni che la faccio, non è che sei più protetto, cioè è un po' sì, con un po' questo pochino, appena uscisse il vaccino è consigliabile fare quello per il Covid-19. Correre. Se stai bene, correre. Il corso. Grazie. Corsa. Grazie. Grazie a voi. Non posso intervenire in Guglia, passare Emilio. Dice, dice. Voglio chiedere cortesemente. Grazie Emilio. Anzi, Presidente. A dottor Fisci, che è stato esaustivo per quanto riguarda la sua relazione. Avrei alcune domande da porre. Innanzitutto, partiamo un attimo dai vaccini anti-influenzali. Abbiamo avuto dei grossi ritardi, questo è riscontrabile in tutto il nostro territorio, perché io a distanza di 2 mesi, finalmente stamani sono riuscito a fare il vaccino. Io, come tanti altri, che necessariamente per una cautela sulla salute l'hanno chiesta e l'ho ottenuto. Però questo ritardo le chiedevo se ha una spiegazione, perché non c'erano, dovevano arrivare e comunque alla fine, dopo tanti mesi, mi creda, dottor Fisci, finalmente sono arrivati. Non so perché il consigliere Piedemonte gli ha chiesto se avevano dei dati anche sulla vaccinazione antinfluenzale, perché oggi possiamo anche... A gennaio. Li avremo alla fine, li avremo a metà gennaio i dati sulla vaccinazione. A metà gennaio, quindi sappiamo se poi il nostro territorio finalmente è stato coperto. Per quanto sì, riguarda... sì, no, però mi perdoni, se la domanda è quella, io devo chiederle una cosa. Sì. Ma con il suo medico di famiglia la vaccinazione ha avuto delle difficoltà? Ho avuto le difficoltà perché io ho il medico di famiglia, ho chiesto la possibilità di essere vaccinato e purtroppo mi ha detto che era carente proprio dai vaccini. Quindi non era possibile vaccinarmi quando ho chiamato più di un mese fa. Mi sono rivolto alla ASL. La ASL, dopo numerosissime telefonate, è riuscita a quantomeno a avvertirmi che c'era la possibilità di essere vaccinato, però non mi ha dato assolutamente l'appuntamento. Poi, avendo prenotato, ripeto, da tempo il vaccino antinfluenzale, il medico di base mi ha detto che erano arrivati e stamattina ho fatto il vaccino. Quindi questo è un discorso che sicuramente è collettivo. La mia domanda no, per fortuna no. Ah no. Mi per scusi, signor Giovanni. Allora... Signor Giovanni, è lei Giovanni, sì, no? Giovanni, sì. Signor Giovanni, guardi, mi scusi, No, no, io però no, non voglio, non, ben lungi da me il voler creare, diciamo, delle difficoltà al collega, che sarà sicuramente bravissimo, però noi abbiamo cominciato il 5 di ottobre, sono 2 mesi fa, e passati oramai, d'accordo? Abbiamo fatto tanti di quei vaccini, abbiamo dato ai medici di famiglia tanti di quei vaccini, ma tanti, ma proprio tanti, e posso dirle di più, essendo io di fatto considerato, diciamo così, un rompiscatole, e lo sono, perché lo sono, perché nel mio lavoro sono un rompiscatole, perché voglio che le cose vadano in un certo modo, cioè a favore dei cittadini, a favore della prevenzione, a favore di tutte queste cose qua. Io le dico la verità, ho rotto talmente le scatole per le distribuzioni di vaccini. Ora lei non mi dica, eventualmente mi farà sapere, si fa dare il mio numero di telefono dal presidente di commissione e mi dà una telefonata, ma la racconta personalmente, perché le dico la verità, sono abbastanza in imbarazzo. Anche, quanti anni ha lei Giovanni, mi scusi? Ho compiuto 72 anni. E allora Belin, cioè, si doveva farlo. Mi scusi, mi è scappata. Belin, forse era da fare un po' prima anche questa vaccinazione. Ecco, prima scusi. Come?
giustamente attraverso dice, il suo medico di famiglia. Sì, però il problema io l'ho superato, visto che non c'erano, quantomeno poi dopo eventualmente il piacere. Visto che non c'erano, mi scusi, però preferirei, come dire, mi scusi, sì, esatto, non vorrei coinvolgere gli altri in una, come no, dire. No, poi non è corretto. No. Mi avrò piacere di sentire eventualmente in privato. Là invece la seconda domanda è più pertinente, al di là della, diciamo, di quello che gli ho segnalato. Per quanto riguarda i vaccini Covid, perché è l'oggetto della nostra riunione, il nostro appuntamento è proprio i vaccini Covid. E al di là di all'inizio, quando ho già sollevato alcune obiezioni, circa le possibili allergie, giustamente lei aveva già risposto, qualsiasi farmaco provvede si calcola che comunque possa... Scusi, la fermo un attimo. No. I vaccini ancora di più, perché comunque i vaccini, poi alla fine è molto semplice, no? C'è il principio della mitridatizzazione. Cosa faceva Mitridate, Remitridate, no? Si faceva dare poco veleno per volta per poter reagire al veleno. Il principio del vaccino è quello della mitridatizzazione, quindi il nostro organismo riceve dei pezzettini infinitesimali di RNA del virus, in questo caso, li riconosce e si formano degli anticorpi che in caso di infezione sono immediatamente pronti, cioè si crea una memoria anticorpale che è in grado di rispondere immediatamente all'infezione che avviene, d'accordo? Purtroppo l'emissione di questi antigeni, di questi pezzettini, può creare più facilmente di altri, più facilmente rispetto ai farmaci in generale, delle reazioni allergiche. Però le reazioni allergiche si curano di solito, ecco, niente di particolare. Volevo sempre inerente al vaccino. Allora, il primo, il Pfizer, che è quello che stanno utilizzando a meno 80 gradi e quant'altro, poi ci sarà sicuramente, spero che l'Italia come altri paesi europei si stia organizzando per avere una struttura idonea per poter accogliere questi vaccini, tenendo presente le difficoltà operative e oggettive. Quello che volevo chiederle, siccome c'è una percentuale di, chiamiamola, di idoneità, cioè alcuni, il primo pare che copra, non so, 70-75, gli ultimi addirittura Moderna addirittura superano il 90. Questo deficit di copertura può influire sulla possibilità che, pur essendo vaccinati, rimanendo scoperta quella percentuale, si possa contrarre il vaccino, se si possa contrarre l'infezione, la malattia. Guardi, lei mi sta facendo delle domande che dovrei essere Gandalf il mago per dare una risposta. Capisco la difficoltà. No, però, che per un motivo molto, molto semplice, perché così ce la diciamo in maniera chiara. Purtroppo, adesso ve la dico in maniera televisiva, poi ve la trasformate voi a vostro piacimento. Cioè, ci sono degli aspetti di questa malattia che sono ancora lievemente oscuri, ecco. Quindi ci sono delle cose che noi non sappiamo, ma ci sono tante cose che non sappiamo, fra queste anche tante cose sul Covid. Quindi certamente il vaccino che ci garantisce una copertura maggiore è da preferire, questo è fuori discussione. Però se mi proponessero di farmi un vaccino domani, con una percentuale più bassa di vaccinazione di copertura, piuttosto che farlo fra 2 mesi con una percentuale più alta, io domani andrei a vaccinarmi, così ci siamo capiti. Nel senso che comunque il vaccino è in grado, se non di proteggerti completamente dai sintomi della malattia, è in grado di attenuarla in maniera significativa. Quindi no, io francamente la preoccupazione di dire più maggior copertura, minor copertura, lei ricorda, perché io più o meno siamo lì con l'età, noi ci ricordiamo bene quello che è successo
quello che succedeva tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 con il vaccino Salk e il vaccino Sabin per quanto riguarda la poliomielite. E io ricordo dei miei amici che la poliomielite l'hanno avuta, e ricordo anche qualcuno, purtroppo, bambini di 7-8 anni, eravamo 6 anni, 7 anni, ricordo anche qualcuno che ci ha lasciato anche le piume con la poliomielite. Però, per cui, poi alla fine si è optato, per il Sabin, e il Sabin è, come dire, lo standard che ormai viene usato da 60 anni a questa parte. Per cui andare a dire adesso quale sarà il migliore, lo saprei, se avremo la fortuna di vivere, se avremo la fortuna di vaccinarci tutti quanti, poi ce lo raccontiamo a Natale dell'anno prossimo. A tutti. Grazie dottore. E grazie a lei. No, è giusto parlarne anche in questi termini delle cose, perché guardate, come vi dicevo, sono Cafasso di nuovo. Le volevo chiedere, visto la sua esperienza con l'evento di questa pandemia, quali sono le difficoltà riscontrate sul nostro territorio specifico rispetto ad altri territori, sempre del genovese? Mi sente? Sì, perfettamente. Ecco, quali sono le difficoltà che ha riscontrato sull'organizzazione da parte della struttura sanitaria locale? Poi specificatamente se c'è una differenza tra il nostro territorio ed altri? Nessuna. Ecco, dopodiché le volevo chiedere se per esempio ci sono state difficoltà attraverso Alisa nel dialogare con i medici di base e la medicina del territorio. E quali sono le difficoltà oggettive che sono riscontrate, per esempio, non lo so, nell'organizzare eventualmente dei luoghi alternativi che non siano gli studi professionali, che non erano in condizioni, diciamo, dal punto di vista logistico, di poter mettere a disposizione questi spazi. Ecco, insomma, arrivare fino a quello che è il sistema degli ospedali, l'organizzazione interna degli ospedali, dove secondo quanto si dice non sono strutturati per affrontare questo tipo di pandemia, e quindi andrebbero sarò molto preciso con lei, guardi, quindi dovrebbero essere ripensati di quello che è la loro organizzazione interna in riferimento anche ad un futuro per combattere eventuali altre pandemie. Ecco, secondo lei quali sono le debolezze del nostro sistema sanitario, quali potrebbero essere le cose su cui si dovrebbe intervenire per non trovarci così impreparati? Molto modestamente, guardi, perché, come dire, per l'appunto lei giustamente dice l'esperienza, e dico purtroppo l'esperienza, perché se ho tante esperienze, perché ho tanti anni sulla schiena, appunto, primo. Però per quanto riguarda l'organizzazione, diciamo, sul territorio, in assoluto, io le parlo del 12, io ho lavorato al 12, ho lavorato su questo territorio che è casa mia, io sono nato cresciuto e vivo al 12. Quindi, come dire, mia madre, mio padre nati, vissuti, miei nonni nati, vissuti e cresciuti e morti al 12. Quindi questa è un po' è un po' casa mia. Cioè, quando mi affaccio a via Archimede, vedo la scuola media dove andavo, tanto per intenderci. Ecco, quindi cerchi di intendermi. Al 12 che cosa ho avuto? Ho avuto una facilitazione enorme, che era quella di avere la Doria. Partiamo un attimino di lì e cerchiamo di valorizzare quello che abbiamo. E lì ho avuto lo spazio per poter organizzare come volevo. Poi, per fortuna, infatti, mi hanno dato ragione, ma mi sono organizzato, come dire, in maniera compiuta, bello ampio, con tutti gli spazi come dovevano essere organizzati, i telefoni, cioè un'organizzazione. La difficoltà che abbiamo avuto è trovare i medici. La difficoltà vera, a parte la parte iniziale legata ai dispositivi di protezione individuale, cioè le tute, le mascherine non si trovavano, signori, non ce n'erano. E lì, cioè, dalle 2 alle 3 arrivava il personale incazzato, scusate, e mi dicevano: ma noi non abbiamo mascherine per lavorare. E io mi picchiavo per avere 10, per avere 20 mascherine, 50 mascherine, 100 mascherine. Ora, per fortuna, da mesi ormai questa cosa è stata superata. La difficoltà che abbiamo e che potremmo avere in futuro è che ci sono pochi medici in Italia.
ma sembra, questo sembra che i nostri governanti non lo vogliano capire, insomma. Qui c'è da aumentare il numero, la prima risposta è aumentare il numero dei medici e degli infermieri in formazione, quindi affrontare il futuro con più personale sanitario da utilizzare, poi lo vediamo dove, se in ospedale o sul territorio. Per quanto riguarda gli ospedali, guardi, io ho fatto il direttore di Villa Scassi per 6 anni e ho diretto l'ospedale di Sestri per altri 6 anni, quindi un pochino di esperienza ospedaliera me la sono fatta nella mia vita. E le dico questo, noi le parlo di Villa Scassi in particolare, perché è stato l'ultimo che ho diretto, è roba di 4 anni fa. Come possiamo pensare che un ospedale, che una struttura che è stata terminata di costruire nel 1919, cioè che ha superato i 100 anni, possa ancora essere adeguata 100 anni dopo? Questa è una riflessione che lascio fare a voi. Perché poi c'è la preoccupazione, il MES, il MEF, il MET, il PET, il PIS, cioè se ci sono dei soldi vanno presi di corsa e utilizzati di corsa, perché non si può andare avanti con le strutture che abbiamo. Io in via Archimede, vivo in un condominio, ve lo ricorderete, era il posto dove il comune faceva le vaccinazioni, qui siamo epoca Pertusio, fine anni 50. Per capirci, cioè non c'è più, erano più organizzati nell'ex Inam, perché c'erano queste grosse case della salute, vi cito via Siffredi, vi cito via, scusate, Corso Gastaldi, la ricordate Corso Gastaldi, queste enormi strutture. Quali enormi strutture che sono rimaste in area genovese? Sono la Doria, che è troppo distante per raccogliere davvero quello che potrebbe dare. E dall'altra parte abbiamo la Fiumara. Le altre strutture sono strutture. Via Sarotti è una struttura del 1911. Vogliamo sì, parlare? Sì, io scusi, mi riferivo anche alla questione che praticamente gli ospedali sono diventati quasi ospedali Covid nel loro complesso, e dimenticandosi o mettendo da parte quello che invece di quello che si occupava la sanità prima, che sono tutte quante le altre malattie, patologie importanti, interventi chirurgici, quindi l'assistenza sanitaria nel suo complesso che è stata messa da parte per affrontare questa situazione della pandemia. E mi riferivo anche a questo tipo di organizzazione. No, sa, il problema è molto semplice. Tu, se sei di fronte a due persone che stanno male, non ti rivolgi a quello che sta meno male, a quello cronico, ti rivolgi all'acuto, perché l'acuto è quello che può morire. Quindi questo è un principio etico professionale. Quindi gli ospedali nascono, gli ospedali, i reparti Covid nascono per dare una risposta immediata all'acuzia che si è sviluppata. Poi c'è da dire che moltissime persone, per paura di andare in ospedale e di beccarsi il Covid, cosa possibilissima, hanno preferito non curarsi. Qualcuno purtroppo si è curato talmente poco che poi alla fine ci ha lasciato anche la pelle, poveretti. Ecco. Ma è vero che avremo una seconda ondata di decessi legati appunto a tutte queste patologie che attualmente non vengono curate o non si fanno accertamenti, accertamenti diagnostici particolari. Una notizia che mi ha allarmato è stata questa di oggi, che ho letto che è aumentata di 400% la percentuale dei bambini morti durante il parto. Questo a causa appunto dell'ospedalizzazione del COVID. A me questo non so dove possa aver avuto, non so da chi possa aver avuto questo dato, ma mi risulta una fake, abbia pazienza. Ecco, non sono in grado di commentare una notizia di cui non ho la fonte. Non ho la fonte io di una cosa, è una cosa di tale gravità che francamente non mi permetto di commentare. Sentiamo Luca Grossi? Luca Grossi, ci sei collegato? Sì, pronto, buongiorno. Mese. Non si sente.
Claudio, non si sente? No. No, non si sente niente. Più che altro, consigliere, sentire si sente, ma tutto a strappi, quindi non è comprensibile. No. Prova a disattivarti il video un attimo e prova a parlare. Sentiamo la Cristina Scarpogliero. Luca Grossi, mi telefoni, dimmi la domanda qual è. Ora meglio adesso. Ma già, perdone, già. Va bene così? Sì. Perfetto. Avevo già risposto prima a un altro consigliere che faceva la stessa domanda. Allora, tutti i vaccini possono creare delle allergie. I farmaci, anche la stessa aspirina, voglio dire, conoscete sicuramente qualcuno nella vostra cerchia di conoscenze che è allergico ai farmaci che voi normalmente assumete, qualcuno è allergico. Quindi il problema delle allergie, francamente, poi il problema delle allergie da vaccino di Covid, come dire, non lo sa nessuno. Non so nel Regno Unito quanti ne avranno fatti, ma non è comparsa ancora alcuna notizia, quindi non so francamente quale possa essere la fonte che determina questa, diciamo, questa che dice c'è un'allergia al vaccino del Covid. Io non, francamente, non credo che ce ne siano fonti in questo momento, fonti scientifiche a cui attingere per avere questa risposta. Per quanto riguarda il resto, uno può essere preoccupato. Io sono più preoccupato di morire di Covid. Personalmente, poi ognuno misura le sue preoccupazioni con gli strumenti che ha a disposizione. Ci sono anche persone, come dire, che non usano gli antibiotici e muoiono di bronchite. Ci sono anche genitori che non danno da mangiare proteine ai bambini e li vedono morire di consunzione. Cioè, ci sono atteggiamenti molto diversi, e ognuno in qualche modo, nei limiti del giusto, è libero di fare per se stesso quello che gli sembra di far di meglio. Io personalmente qui non posso che darle una risposta personale, piuttosto che di avere una reazione allergica, fine della questione, basta, nient'altro, niente di più. Non è che la mia preoccupazione, se la preoccupazione fossero le reazioni allergiche, caro lei, non facciamo più niente in medicina, chiudiamo bottega e moriamo di raffreddore.
Bon. E tu. Vai avanti. Sì, però c'è anche la Cristina. Una domanda tua è un po' particolare. Prova, va bene. Sì, no. Questo lo deve chiedere a un ingegnere, lo deve chiedere a un igienista o addirittura a un immunologo questa domanda, non sono in grado di dare risposta. Sì, Cristina, parla tu. Ok, allora, buongiorno. Buongiorno a lei. No, le dico che è uscita una notizia 3 ore fa sul Secolo, per quello che adesso sono tutti preoccupati dell'allergia, perché in Gran Bretagna sospendono i vaccini a chi ha avuto reazione allergica ad altri vaccini, soprattutto quello influenzale, perciò che penso che le varie domande dei miei colleghi derivino un po' da quello, ma la mia domanda è totalmente un'altra. Volevo chiedere come mai non è stato nella Val Bisagno, né in bassa né in media, preso i tamponi sono su appuntamento e non c'è la cosa diretta. Le spiego, io 2 mesi fa, perché assistevo a una persona, purtroppo che adesso è mancata, come un'amica terminale, per sicurezza ho fatto il tampone rapido, perché avrei dovuto evitare di portare, anche perché eravamo in 3 o 4, l'abbiamo fatto tutti e 3 o 4. Chiesto questo alla mia dottoressa, mi ha detto che in Val Bisagno ci voleva l'appuntamento, invece se andavo a Cornigliano lo potevo fare diretto, cosa che ho fatto e devo dire che ho trovato... Io che sono sempre un po' scettica, ho trovato un sistema perfetto. Cioè, vabbè, sono arrivata lì alle 7:30 del mattino, l'ho fatto alle 10, però molto ben organizzato, molto ben attento. Cioè, devo dire che l'ho fatto e il risultato dopo un quarto d'ora, niente file, niente... Devo dire proprio un sistema veramente valido. E mi dispiace il fatto che in Val Bisagno, né in bassa né in media, ci sia l'accesso diretto per questa cosa qua. Come mai è stata presa questa decisione? Che mi sembra che i due punti siano Cornigliano da Porta Siberia, che è l'ex commenda, se non sbaglio. Esatto, esatto. Ecco, però le dico, a Cornigliano la prima cosa che mi ha chiesto, mi ha detto perché non l'ha fatto nella sua zona. E io ho detto perché non c'è. Onestamente sono stata molto sincera. No, abbia pazienza, mi scusi. Per pazienza, non è che non c'è, doveva chiederlo al suo medico, è una cosa un però po' diversa. Il medico mi ha detto che l'appuntamento me l'avrebbe dato per un contatto o diretto o dei sintomi. Evidente, mi perdoni, cioè questo è un uso corretto degli strumenti che abbiamo a disposizione. Ecco, capisce che se vado ad assistere una persona e fossi asintomatica, vado a portargli il Covid in casa con altre 4 persone, onestamente lo so che avrei dovuto farlo tutti i giorni, ma visto che io mi sono trasferita un po' di giorni da lei, volevo essere tranquilla. Lei chiusa in casa, veniva solo la ASL, oltretutto con un servizio, devo dire, eravamo a Bogliasco, ma perfetto, una gentilezza, devo dire, guardi, io sono la prima davvero che critica, ma ho trovato dei medici e degli infermieri eccezionali, con una puntualità perfetta, una cura del paziente, una cosa veramente valida. Però per sicurezza di questa persona e anche perché noi ci misuravamo la febbre al mattino prima che arrivassero e tutto, ho pensato che a scrupolo era meglio che lo facessi, però se non c'è l'accesso diretto, e mi dispiace che in Val Bisagno non ci sia l'accesso diretto. Ma guardi, ho l'impressione che continuerà a non esserci. E infatti no, non c'è la possibilità che almeno un punto ci sia l'accesso diretto. No, assolutamente no, direi proprio di no, guardi. Peccato. Un'altra cosa le chiedo, perché si parla tanto di ricorso ai pronto soccorso per chi ha, cioè, una certa età, per chi ha la febbre che non va giù o cosa, ma oltre ai tamponi, aprire anche un centro o la possibilità di fare, perché poi la gente bene o male va all'ospedale perché un po' per paura,
un po' perché magari ci sono certi medici che non rispondono, io dico non la mia perché mi risponde anche la domenica pomeriggio alle 5, perciò non è quello, però la paura è voler fare i raggi o almeno gli esami del sangue. Non c'è la possibilità di sollevare i pronto soccorsi da quello e aprire dei punti specializzati dove fanno raggi, cioè oltre che il veloce o il molecolare, fare anche i raggi e gli esami del sangue per dare... Guardi, noi avevamo l'anno scorso, eravamo gli unici in area ligure, non in area genovese, che avevamo fatto un accordo con i medici di famiglia e facevamo i raggi per le persone per cui c'era un dubbio di broncopolmonite, per le persone sopra i 55 anni. E questo servizio in accesso diretto lo abbiamo tenuto aperto finché non è scoppiata l'epidemia Covid. Quindi sono due cose che non vanno assieme, perché l'accesso diretto in sé per sé è una cosa che non può essere compatibile con una situazione pandemica, nel senso che uno, vuol dire, i movimenti li deve fare controllati in un certo modo. Ed è la stessa risposta che ho cercato di darle prima, quando mi diceva fare i tamponi, per poter fare i tamponi così liberamente, non o c'è un motivo ben preciso per fare i tamponi, non è che uno si fa un tampone perché, come dire, può avere dei dubbi. Ecco, se ha dei dubbi vuol dire che ha avuto un contatto con una persona positiva. Se non ha avuto il contatto con la persona positiva deve continuare a comportarsi come si è comportato fino a quel momento e problemi non ce ne sono. Cioè non esiste la prevenzione. Considerata un'altra cosa, che è un tampone, come dire, in questo momento qualcuno le direbbe un tampone rapido non si nega a nessuno, ed è un po' la verità. Poi se lei mi chiede se questa sia una modalità appropriata o non appropriata, io non ho dubbi, è totalmente inappropriata come modalità di approccio a una prestazione sanitaria. Io non sono in grado di decidere quale olio mettere nel motore della mia macchina, oppure dove mettere il filo, se devo mettere un filo elettrico, dove devo metterlo, di che spessore lo devo mettere e quant'altro. Mi affido dei professionisti, non chiedo perché non mi posso affidare ai professionisti che hanno in carico la mia salute, che è una cosa, diciamo, piuttosto delicata e piuttosto rilevante. Poi. Guardi, non penso di avere dei comportamenti non adeguati. Ma io non ho detto niente. Non ho la patente e prendo l'autobus. Questo dico tutto. E le distanze, purtroppo, lo devo dire, non sono più delle volte rispettate. Per quanto la mascherina la tengo, guardi, la tengo come, però purtroppo avendo la disgrazia di dover viaggiare con mezzo pubblico e cercando di prendere in orari dove non sia strapieno, facendo anche delle deroghe agli orari di lavoro, purtroppo per me questa è una componente che se devo aiutare una persona sto attenta, anche perché è una madre di 82 anni in casa e vorrei evitare di contagiarla, perché noi viviamo, io, mia figlia e mia madre, in stanze separate, mangiamo separati, viviamo separati, perché io sulla coscienza mia madre non ce la voglio, non posso non andare avanti con la mia vita, però è difficile. Altra cosa, volevo, non è per entrare in polemica, ma penso che Giovanni non abbia altro. Lo stesso mio medico, perché lui abita a Molassana e io abito a San Sebastiano. Ma mia madre aveva il vaccino prenotato il 20 di ottobre, l'ha fatto stamattina perché il 20 di ottobre il medico non aveva i vaccini. Perciò non penso che sia solo un medico, perché se siamo due consiglieri, tutte e due con lo stesso problema, non penso che non sia la volontà di un non medico. Mi faccia, non, mi faccia, non mi faccia commentare, per cortesia. Mi dispiace, perché poi guardi, io davvero non mi faccia commentare. Del mio dottore mi fido ciecamente. Perché e allora, fa bene, allora va bene così. Però mi dispiace, perché pensavo che fosse un problema solo mio, ma visto che Giovanni ha tirato fuori la stessa cosa, le dico, il 20 di ottobre ha chiamato la segreteria dicendo che le spostavano l'appuntamento perché non c'era i vaccini. L'ha fatto stamattina, perché il 6 ci ha richiamato dicendo che c'erano i vaccini. C'è tempo fino al 5 di gennaio. Questa è una cosa che mi fa piacere, perché sarebbe utile dire che se c'è tempo fino al 5 di gennaio la gente è stato detto dal 5 di ottobre al 5 di gennaio. Perfetto. L'abbiamo detto all'inizio campagna. All'inizio probabilmente sì, però magari se questa cosa sia...
si ripete, magari le persone si spaventano anche un po' meno, aspettando tranquillamente. Ma non c'è motivo di spaventarsi, quasi non c'è niente di spaventarsi. Guardi, mia madre ha 82 anni, le posso dire quello che vuole, ma si spaventa lo stesso, guardi, proprio lo, ora le farò sapere che lei ha detto che c'era tempo fino al 5 di ottobre, così si rilassa, poi l'ha fatto, va bene. Però tanta gente comincia a dire perché non l'ha ancora fatto, cosa, magari se ci fosse un po' più di formazione che si può fare fino al 5 di gennaio, sarebbe utile, perché siamo sempre lì. E poi di solito, guardi, andiamo avanti fino al 20 di gennaio, si dice il 5 e poi andiamo fino al 20. Guarda. Presidente Pasquarella, grazie. Presidente Pasquarella, presidente? Non mi si... Io tra 5 minuti devo staccare, ve lo dico, scusate, mi sono maleducato, abbiate pazienza. Potete parlare a Ficella e poi la Benassi. Ma io volevo solo, scusa, volevo solo dire una piccola... Non si sente, non si sente. Vabbè. Telefonami, dimmi cosa vuoi dire, glielo dico io. E Apicella, dici tu. Ok. Non può intervenire la Caccioni, vedo qua in elenco che ha chiesto di intervenire Liana Caccioni. No, l'unica è la Benassi, la Caccioni ha scritto che stava andando via. Adesso infatti non c'è neanche collegata. Sì, sì, va bene, direi che basta così, è stato finito. E vi ha detto, si è anche sbilanciato, vi ha detto cose che in qualità di direttore sanitario non è ancora autorizzato, i dati non sono ancora arrivati. No, ve le ho dette perché il 31 di dicembre mi sgancio, divento come voi, divento un cittadino della Val Bisagno, cittadino semplice della Val Bisagno, quindi anche io mi dovrò adeguare a quello che succederà in Val Bisagno, insomma. Direttore, grazie per la mia attività di suonatore di chitarra, tutto al più. Esatto, passatempo, sì, da fare una pensione. Sarà presto invitata a qualche evento. Vi saluto e vi ringrazio dell'ospitalità. Grazie a lei della pazienza. Di nuovo, ci mancherebbe una in piacere, ci mancherebbe altro. Grazie. Di nuovo, grazie ancora. Ciao Mario, io qua, direi, ciao Franco, così perché è difficile comunicare. Ciao. C'è qualcosa? Va bene? Tanti auguri, no. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Grazie. Siamo tutti, buon Natale a te. Buone feste. Ciao. Passatela bene. Grazie a tutti. Non mangiate troppo, non mangiate troppo. Ciao. Ciao. Può chiudere la riunione. Sì, allora io. Emilio, non si sente. Emilio? Ah, deve aver chiuso. No, non c'è più. No, allora no, non ti sente.
cioè, già che ci sono io Vincenzo non vedo niente uscite, soprattutto tu siamo dica se te, eh. Sì, ci sta. Non si sente. Di parte lo scriviamo. Pure dottoressa, decida lei, io non sento niente. Vincenzo, veramente arriva a tratti la voce. Quindi, allora, ne approfitto semplicemente per ricordare che vi è arrivata la comunicazione in merito agli obblighi di pubblicazione. Come tutti gli anni è arrivato con una scadenza piuttosto breve, tenendo conto anche delle feste di Natale, quindi entro il 4 di gennaio bisognerebbe avere tutta la documentazione che vi è stata inviata insieme alla lettera. Mandate tutto via mail a municipio 4 chiocciola comune di Genova punto comune.genova.it. Casomai chiedete informazioni, diciamo la referente è Marina Serando, è lei che si occupa in particolar modo della cosa, visto che comunque siamo in smart working, qualche volta in presenza o meno, mandate tutto via mail. Se poi ci sono dei casi particolari, li prenderemo in considerazione i casi particolari. Ma dottoressa, per la firma del diniego via mail, poi come lo facciamo? Con scannerizzando. Ok, allora ci mandate i documenti da fare per chi non vuole che compaia. Allora è già stato mandato tutto questa mattina. Ok, non l'ho guardato ancora, allora ok. Questa mattina è stata mandata la lettera e tutti i documenti, poi ognuno di voi sa quello che deve compilare o meno, e laddove ci siano state delle variazioni per quel che riguarda il curriculum piuttosto che di impegni, diciamo rappresentanze all'interno di incarichi, all'interno di enti o di cose del genere, è questo il momento per comunicare le variazioni, altrimenti rimangono quelle già comunicate in precedenza. Allora bisogna che la chiamo, perché a parte l'assetto di familiare devo cambiarlo, perciò bisogna che prendo l'appuntamento. Allora. Vabbè, allora poi magari ci sentiamo. Okay, io termino la registrazione. Dottoressa, io avevo chiesto al Presidente di fare un intervento, un'espressione di sentimento. Posso? Prego. E volevo ricordare, siamo una commissione cultura, che oggi è morto un grande uomo di cultura che è Carlo Repetti, che è stato nello stabile per circa 50 anni, direttore di tante stagioni, direttore della scuola e poi è stato successore di Ivo Chiesa alla guida del Teatro Stabile, che ha portato in giro per tutto il mondo. Ha pubblicato tanti libri, saggi, testi teatrali che sono andati in scena con successo. Voglio ricordare questo personaggio e devo dire che la cultura ha dato molto. Grazie. Sì, grazie. Sì. Metagliatti, che tra l'altro dovevo dire all'inizio, io sono con accordo con consiglieri Pirovano, ma mi telefonavano altri consiglieri per mettersi in linea, mi sono dimenticato. Bene. Va bene. A questo punto la commissione. Chiudo la registrazione. Sì, grazie. Buongiorno.